A me non piace parlare di limiti, nel senso che secondo me il limite non esiste, cioè il limite o te lo imponi tu o te lo impongono gli altri. Perché io penso che si possa parlare di difficoltà, perché la vita è ovvio, ti mette di fronte delle difficoltà, ma meno male, se no poi diventa un po' noioso, no? Tutti i giorni sempre uguali, è tutto perfetto, no? E io penso che chi ha una disabilità è chiamato tutti i giorni ad affrontare delle difficoltà quotidiane. E secondo me quello che conta è evitare la compassione, cioè io quello che odio è quando gli altri mi guardano o usano la compassione, no? E secondo me per evitare di far questo tu non devi porti limiti, perché se tu ti poni un limite e dici no, io però con questa disabilità così non riesco, non ti puoi lamentare che uno dica oh poverino, allora aspetta, ti aiuto, mentre invece se tu cioè combatti tutti i giorni con te stessa e con la vita e quindi tutti i giorni dici no, ma io a modo mio ce la faccio, è ovvio che hai bisogno dell'aiuto degli altri, ma questo fa parte dell'umanità, no? E quindi tu alla fine trovi il meglio in te stesso e negli altri e ogni giorno superi quella difficoltà, e quindi il limite non esiste. Ma il limite non esiste né nelle difficoltà né nelle cose positive, cioè per esempio nello sport uno vince tutto e poi dice ah, allora lì sono arrivata, e no, tu non arrivi mai, neanche penso se tu facessi tutti i record possibili e tutte le medaglie d'oro che puoi, non sei mai arrivato, puoi sempre migliorarli, no? Perché se tu ti dici no, sono arrivata, vuol dire che ti poni un limite, e invece non è così, il limite non esiste.